Siano lodati Gesù e Maria. Prima di condividere con voi qualche piccola riflessione un po' sulla liturgia di questa domenica, un po' anche sulla festa che oggi ci riunisce numerosi intorno all'altare del Signore, permettete di dare il benvenuto alle autorità civili e religiose. C'è con noi il nostro caro e amato sindaco, il sindaco della città gemellata Consiglier Moneta di Arborea, il maresciallo dei carabinieri. Prima in sacrestia erano riunite tutte le autorità civili e religiose e civili, religiose e militari del nostro splendido paese. E quindi benvenuti a tutti, benvenuti anche a sicuramente qualche turista che è presente, perché vedo qualche faccina gradita, faccina nuova. Ecco, sapete che la Chiesa è cattolica, quindi è universale. In ogni chiesa noi siamo a casa nostra, quindi questa è la bellezza della nostra fede. Due parole sulla liturgia di oggi e poi passiamo al festeggiato. Oggi fondamentalmente la liturgia ci invita a guardare a Gesù sotto due titoli. Isaia, ecco il mio servo, luce delle nazioni. E San Giovanni Battista nel Vangelo che abbiamo ascoltato, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Se fate attenzione a ogni santa messa, sicuramente lo avrete notato, prima di fare la comunione il sacerdote mostra Gesù Eucaristia e dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Perché in questi due titoli, luce delle nazioni e toglie il peccato del mondo, c'è descritta in sintesi la missione che Gesù è venuto a compiere sulla terra. Perché la missione principale di nostro Signore è stato questo: illuminarci, diceva San Giovanni Paolo II, che solo alla luce del Verbo incarnato, quindi attraverso la sua persona e la sua parola, noi possiamo conoscere, uno, chi è Dio, la verità su Dio, ma la verità anche su noi stessi, chi siamo noi, da dove veniamo, dove andiamo. Possiamo conoscere il vero e distinguerlo dal falso, possiamo conoscere il bene e distinguerlo dal male. Questa è la funzione, diciamo, di Gesù come luce delle nazioni, che la Chiesa poi nel corso del tempo non fa altro che custodire e trasmettere ciò che ha ricevuto dal suo Maestro e Signore. Sapete che c'è una Costituzione del Concilio Vaticano II che si chiama Lumen Gentium, che è dedicata alla Chiesa. Lumen Gentium, luce delle genti, è Gesù, infatti comincia dicendo: Cristo, luce delle genti, ha illuminato il mondo, e la Chiesa non ha altro che il compito, come dire, come di fare un faro catarifrangente, quindi di riflettere questa luce che non è la sua ma che ha ricevuto e che dona a coloro che le si aprono e che l'accolgono. L'altro titolo di Gesù ci farà fare subito un balzo verso il nostro padre, maestro e amico, possiamo dire così, Antonio Abate. Gesù è colui che è venuto a togliere il peccato del mondo. Proprio il verbo greco togliere significa proprio a distruggerlo, a rimuoverlo. Ecco, perché come dicevamo durante il trigo, questo dobbiamo ricordarlo oggi, perché tra la verità che Gesù insegna c'è un concetto fondamentale che noi abbiamo dimenticato. Se io vi chiedessi: da dove viene tutto il male che noi vediamo? Tutto, qualunque cosa, la morte, benissimo, la malattia, benissimo, le malattie psicologiche, psichiatriche, la depressione, i cataclismi, i terremoti, gli tsunami, i maremoti, le disgrazie, gli incidenti, le stragi, il terrorismo, la mafia, tutto quello che pare. Guardate che noi abbiamo solo una risposta, una. Come causa, diciamo così, prossima, è il peccato, cioè la produzione del male che le creature libere fanno attraverso la loro volontà, che ha però la radice ultima. Cosa diciamo a Pasqua quando rinnoviamo le promesse battesimali? Questo c'entra con Sant'Antonio, adesso lo vedremo, eh? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato e di ogni male. Perché ciò che la fede cattolica insegna è che noi non siamo capaci di fare tanto male quanto se ne vede in giro, siamo piccolini, c'è qualcuno di molto più grande, di molto più cattivo, che non può agire contro la nostra libertà, ma purtroppo attraverso le sue sottili astuzie fa presto a portarci dalla sua parte e renderci spesso suoi involontari collaboratori, ma volontari o involontari, sempre male produciamo
Allora, chi era Sant'Antonio Abate? Ecco perché mi leggo questi concetti, dobbiamo fare attenzione, perché sapete che hanno fatto un pochino di sondaggi, no? Perché in Italia fondamentalmente pare che ancora ci sia, come dire, un'atmosfera sostanziale di cattolicesimo, d'accordo? Però, come ho detto anche qualche volta San Papa Francesco, di quale Cristo si parla? Punto interrogativo, capite? Perché se tu chiedi a un giovanotto delle scuole superiori, ma tu sei più o meno cattolico, non ce ne stanno molti arrabbiati che dicono ma no, io non voglio niente, non voglio, sì, qualcuno è arrabbiato con Gesù Cristo e soprattutto con la Chiesa, ma non è ancora la maggioranza. Fondamentalmente siamo d'accordo con il fatto che siamo cattolici. E Cristo che cosa insegna? Cristo insegna che dobbiamo volere bene a tutti, per carità, che è vero, insegna la solidarietà, è vero, insegna la carità, è vero, insegna la pace, sono tutte cose vere, ma luce delle nazioni è colui che toglie il peccato del mondo prima di tutte queste cose, perché queste cose sono conseguenti del suo essere questo. Allora, cosa ha fatto Sant'Antonio Abate? Noi quando, se io vi chiedo chi è il fondatore del monachesimo, generalmente in Occidente si risponde San Benedetto è il fondatore del monachesimo. Risposta sbagliata, perché il fondatore del monachesimo è Sant'Antonio Abate, che ha vissuto diversi secoli prima, 150 anni circa, abbondanti, prima di San Benedetto, ed è vissuto in Oriente, è il fondatore del monachesimo anacoretico, di quelli che forse avrete sentito nel linguaggio chiamare i cosiddetti padri del deserto, perché avevano i loro eremi, vivevano in eremi distinti, poi si riunivano in certi momenti comuni, nei deserti. Perché nei deserti? Che vi fa pensare al deserto? Mo facciamo un salto un po' avanti. Vi ricordate la prima domenica di Quaresima che Vangelo si sente? Gesù tentato per 40 giorni, dove? Nel deserto. Che è andato a fare Gesù nel deserto? Gesù nel deserto è andato a fare il lottatore, a combattere, a mettersi sotto i piedi il diavolo, e lo ha vinto per lui e lo ha vinto per noi, ci ha resi vincitori con lui. Allora, sapete qual era l'idea del monaco, del padre del deserto? Era questa qui, era un grande atto d'amore anche verso di noi, dice, lui sfidava il diavolo e diceva al diavolo, senti un po', tu ti diverti con questi poveracci, capito, figli e figlie di Dio, che hanno un sacco di croci, un sacco di problemi, hanno da lavorare, hanno i figli, non possono stare a fare troppe preghiere, troppe penitenze. No, facciamo una cosa, io ti vengo a sfidare a casa tua, vengo nel deserto, rinuncio a tutto, faccio i digiuni, prego giorno e notte, se tu riesci a farmi cadere andrai in città a tentare i miei figli, se no ti fermi qua e me la vedo io con te. Ecco chi era il padre del deserto, capito? Guardate che anche Padre Pio diceva così, sapete cosa mi ha detto il suo figlio spirituale? Padre Pio è stato un grande lottatore. Padre Pio diceva così, ragazzi, fino a quando ci sto io, state tranquilli, perché al diavolo ci penso io. Quando io sarò morto, preoccupatevi, perché dovete pensarci voi. Sapete in che anno è morto Padre Pio? Nel 68. Sapete in che mese? A settembre. E sapete quando è stata fatta la rivoluzione del 68? Ottobre. Quindi sono delle strane coincidenze, no? Quindi, allora, anche il suo essere patrono degli animali, colui che, sapete che Sant'Antonio si invoca anche per il fuoco di Sant'Antonio, per benedire i campi, per gli animali, allora, per la salute anche degli animali domestici, no? Perché? Perché noi crediamo, nella fede divina e cattolica, che anche le malattie sono una forma di male. Quando noi stiamo male, l'uomo si fa questa domanda: ma perché ci stanno le malattie nel mondo? Ve lo siete mai chiesto? Credo che più o meno, almeno qualche volta, perché stanno le malattie nel mondo? Da dove vengono le malattie? Pensate forse che Dio mandi le malattie? Che Dio faccia il male? Che Dio mandi virus? Da dove vengono? Da qualche altra parte vengono. Dice, e come mai che Dio non le ferma? Non è vero che Dio non le ferma, perché Gesù ha fatto un sacco di miracoli, ci ha mandato tanti santi che fanno i miracoli, però capite, la dinamica del male è questa, che la porta d'ingresso delle malattie, la porta d'ingresso remota, è peccato. Quindi, quando noi ci andiamo a confessare, certamente capite il senso in cui lo sto dicendo, ci andiamo a confessare e diamo al Signore il peso delle nostre colpe, nella consapevolezza che con quel poco che ho fatto pure io ho contribuito a far diffondere un altro pochino, purtroppo, di male nel mondo, che Gesù è venuto a prendere su di sé e a salvarlo. Allora, tutto dipende
da come noi useremo la nostra libertà. Ecco, anche tutti quanti i sacramentali che oggi vivremo, uno più bello dell'altro, perché avremo la benedizione dei campi, la benedizione degli animali, la benedizione per esempio della polenta e di chi cucina. Questo ci ricorda, spero che lo facciate tutti quanti, che prima di mangiare, se proprio non si vuole fare la preghiera, almeno un segno di croce per ricordare, insomma, ringraziare il Signore che stiamo mangiando. E poi il pane di Sant'Antonio. Voi sapete che mangiare un pane benedetto, certamente rimane pane, lo mangiamo come pane, ma quel pane benedetto, che non è come l'Eucaristia certamente, il consacramento, però comunque un pane benedetto non produce solo benefici nel corpo, ma anche benefici nell'anima. Ecco, viviamo con gioia questa giornata, ecco, in cui, come accade frequentemente, ed è una cosa bella secondo me a Sermoneta, si uniscono appunto questi elementi propri della nostra fede insieme ad altrettanto belli e gradevoli elementi propri della tradizione popolare e folcloristica che vivremo insieme, con la benedizione di Dio speriamo, in un giorno, ecco, di gioia, di festa possiamo anche dire, insomma, di concordia e di letizia comunitaria. Siamo lodati Gesù e Maria.